Un progetto per rendere le Dolomiti più accessibili a tutti. Il collegamento ferroviario tra Calalzo di Cadore e Cortina d'Ampezzo, in provincia di Belluno, sulla sede della vecchia linea del treno delle Dolomiti, potrebbe essere ripristinato al massimo in 8-10 anni. Il progetto è stato presentato dal presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, a Belluno, illustrando le due ipotesi progettuali allo studio. La prima su un tracciato attraverso la Valle del Boite, il secondo con un percorso più lungo che arriverebbe a lambire la base delle tre cime di Lavaredo. I costi preventivati oscillano tra i 715 e i 745 milioni di euro. Il treno delle Dolomiti avrebbe una valenza turistica importante e consentirebbe, con le nuove tecnologie, di coprire il viaggio tra Venezia e Cortina in circa 2 ore.